un'inchiesta tra gli universitari. Qui siamo a Roma. Vi diranno che il problema è di rompere il diaframma tra la cultura e la vita. È quanto avviene nel castello di Sermoneta con i corsi di educazione nuova. L'iniziativa è del movimento di collaborazione civica, sussidiato dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall'Aiuto Svizzero. Dibattiti culturali e sociali, metodo e stile democratico. Il cammino dissuade dalla retorica. La giornata è varia, alternata ad attività manuali. Si confezionano giochi e materiale didattico. Si interpretano proverbi animati. La mimica è efficace, se avete capito che muor giovane colui che al cielo è caro. Si impara a giocare per insegnare a giocare. Le malintese chiassate goliardi che qui diventano entusiasmo proficuo. Perché il miglior modo per saldare la cultura con la vita è di sentirsi elementi attivi e funzionali della società. Veniamo alle applicazioni. A Donna Olimpia, borgata romana, si rinfresca la baracca del doposcuola che funziona anche da teatro. La farsa è appassionante e il pubblico non sa se scommettere per la chiappa farfalle o per il serpente. Anche i burattinai si divertono. Aiuto alle famiglie. Questa bambina non aveva mai trovato tante risposte ai suoi perché. Accompagnatori di invalidi, questi ragazzi sanno che sollevare certe difficoltà domestiche significa attenuare un malessere anche sociale. Qualsiasi mansione, seppure umile, può diventare fonte di esperienza. Ma dove questo abbia la bocca non è davvero un problema.